E bella a tutti voi ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro Ginga e quest'oggi siamo qui su Clash of Clans, nuovo gioco appunto, nuovo gioco, nuovo un gioco appena scaricato e spero comunque questa serie vi possa piacere. Purtroppo non posso usare la webcam perché in genere utilizzo il telefono come webcam. E in questo momento appunto sarebbe avvenendo, lo sto utilizzando per il gioco. Bene, direi di cominciare subito. Piazzando il cannone. Sì, cerca subito di scaricare, cerca subito di comprare le cose. Direi comunque come inizio si potrebbe pure fare. Direi comunque questo primo, diciamo questo sarebbe alla fine un tutorial. Quindi direi che possiamo, spero che possiamo saltarlo. Ok, ci fa costruire la seconda cabana costruita. Cabana costruttore, poi ovviamente tutto il necessario per... Ok, abbiamo subito 20 barbari e ci fa fare subito un altro attacco. Direi di attaccare su vari fronti, almeno ci mettiamo meno tempo per attaccare. Allora, come nome appunto inseriremo Mastro King, se me lo accetta. Sì, mi passa appunto per salire come dicevo. Sì, lo so. Ok, diciamo che abbiamo fatto i nostri primi, diciamo, acquisti. Diciamo che direi subito, estremamente, di liberare un pochino lo spazio qui intorno. Questo sì. Allora, intanto costruiremo la seconda caserma e un altro cannone, però andrei a mettere di qua. Tanto aspettiamo che... Ok. La prima costruzione è stata fatta. Di qua non ho niente. Qui abbiamo la possibilità di costruire già la torre d'arciere. Ci metterà un minuto. Poi abbiamo la possibilità di costruire le mura. Per il momento non costruisco perché ho messo le cose un po' a cavolo. Quindi per le mura direi anzitutto di metterle turno turno al municipio. Fatto. Poi intorno a queste mura che ho costruito di metterci da una parte il cannone, da una parte la torre dell'arciere e infine l'ultima parte l'altro cannone. Qua non è uguale.
Quindi ragazzi, visto che appunto con un attacco ho fatto guadagnare un altro po' di oro e tutto quanto, direi di utilizzare questo poco che ho per finire di mettere le mura. Quindi questo la metterei di qua. Infine l'ultima parte di qua. Ora non ci è rimasto praticamente nulla da fare. Praticamente finito tutte le risorse che ho e cerco praticamente tutte le risorse che ho. Poi cerco comunque di arrivare senza registrare ovviamente alle 10.000 unità d'oro per poter appunto costruire il castello di Gran, che è una cosa utilissima. Quindi direi nel frattempo di concludere questo video facendo un ultimo attacco qui alle torri dei Goblin. Sperando che riesco a conquistare qualcosa. Alla fine con 4 attacchi mi uccido un barbaro, quindi spero che sì, grande, non riesco tranquillamente a finire a conquistarlo. Quindi intanto sbloccando questo obiettivo e mettendo a fare il cannone livello, un cannone livello 2 e infine un'altra miniera d'oro, una miniera d'oro a livello 3, direi che per questo video è tutto e noi appunto ci vedremo nel prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto mi raccomando di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video, di seguirmi su Twitter, Facebook, Instagram, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti.